Ingegner Janko, a che punto è la produzione del ponte in Serbia? Buongiorno, insomma sono felice di trovarmi qui, ho avuto modo di poter visitare lo stabilimento e verificare tutti i loro punti di forza. Per quanto riguarda il ponte siamo in una fase cruciale e decisiva dove stiamo verificando a nostra volta il ciclo produttivo e come affronteremo l'andamento della consegna del materiale. Quanto è importante questo progetto per la Serbia e quanto è importante la tecnologia che metterà in campo l'Italia in questo progetto? Per quanto riguarda questo progetto è chiaro che per noi serbi ha una valenza notevole, poiché la cassa di risonanza che avrà sarà a livello globale. Ovvio che da un punto di vista anche politico è comunque di nostro interesse e quindi ci stiamo mettendo insomma tutte le nostre conoscenze ed è per questo che tutte le fasi lavorative chiaramente hanno altrettanto un valore importante per quanto riguarda conoscenze umanistiche e le fasi tecniche. Quando prevedete di montare fisicamente il ponte e soprattutto di inaugurarlo? È ovvio che l'opera è mastodontica, però stiamo mettendo tutte le nostre forze per poter cercare di avviare inizialmente il tutto entro quest'anno, dopodiché completare nella sua totalità per fine dell'anno prossimo. When it will be completed and put in the operation. Secondo quali criteri e quali innovazioni è stato progettato questo ponte? Per quanto riguarda la costruzione di questo ponte, la particolarità in buona sostanza è che oltre ad avere un passo per le automobili ha anche una zona dedicata alle ferrovie. Chiaramente da un punto di vista costruttivo è strutturato con dei tiranti, quindi la particolarità è anche la metodologia col quale viene effettuato questo tipo di costruzione, che richiede delle conoscenze da parte di Taddei chiaramente in grado da poter applicare le richieste della committenza. Sarà anche un'opera architettonicamente bella da vedere, diciamo. That's correct. And that's a great pleasure for all of us and it was not a question but it is important to accent this. The production of the JV consortium and especially from the factory and the company today. Sicuramente l'opera che stiamo effettuando ha un impatto da un punto di vista di bellezza notevole, come anche insomma anche la sua architettura, come è stata progettata, la metodologia, dove Taddei ha messo tutta la sua conoscenza. Per questo speriamo di poter continuare a lavorare insieme e far sicuramente un buon lavoro anche nel futuro. And we are continuing with the work. Quali sono i concetti base da cui è nato questo ponte? This project has been designed according to all European rules and also Serbian rules. Questo tipo di progetto è nato tra la cooperazione europea e serba. Dopo un lungo periodo di osservazione è stato approvato e quindi in questo momento siamo in una fase di realizzazione. Quanto sarà importante per la Serbia questo ponte? Questo ponte ha una notevole importanza anche logistica perché è la parte principale del corridoio che unisce la Serbia con la Turchia. Quindi anche oltre ad avere una grossa valenza logistica è anche comunque una grande opera che unisce l'Europa ulteriormente. Mauro De Paoli, direttore del progetto, un ponte importantissimo per la Serbia, come abbiamo sentito dagli ospiti, ma anche per la tecnologia italiana. Sì, è un'opera molto importante perché è un ponte molto particolare, è ferroviario e stradale, come avete sentito, è disassato dal centro, quindi
lavora in modo a torsione, ha una luce notevole perché è una luce di circa 400 metri complessiva, sul Danubio, quindi un fiume molto importante con grosse portate e un mezzo, una via di trasporto per tutto il paese sopra, Belgrado, Vienna. È un canale navigabile il Danubio e quindi anche le fasi di montaggio, di messa in opera hanno una particolare attenzione perché non possono interrompere il traffico fluviale che è una idrovia importante. Ecco, la particolarità come e dove viene montato? La particolarità di questo ponte è che viene montato in terraferma in ognuna delle due sponde e poi sollevato con particolari attrezzature e con pesanti e particolari pontoni viene sollevato e trasportato nel fiume con un sistema di compensazione per compensare il movimento della via d'acqua e viene posato nella sua sede naturale. Questa fase durerà 8-10 giorni, la fase di varo, in cui il traffico fluviale pesante del Danubio sarà parzialmente condizionato, sarà ridotto in quei 15 giorni. Quando sarà inaugurato? La previsione è nel 2013, e adesso dipende un po' dall'andamento stagionale, perché in questo inverno ad esempio è ghiacciato il Danubio in modo dall'andamento stagionale, comunque pensiamo nella estate autunno 2013.